Buonasera a tutti, e ci ritroviamo anche questa sera a dare qualche informazione, aggiornamento e consiglio da Palazzo Lombardia. Il primo punto che affrontiamo è il tema economico, come saprete il Consiglio dei Ministri c'è stato, il decreto però è stato approvato salvo intese, cosa significa che ancora il testo è da sistemare. Noi ribadiamo le misure che abbiamo chiesto, gli ammortizzatori sociali per tutti, la cassa integrazione, la cassa in deroga per tutte le imprese e anche per chi ha pochi dipendenti. Ricordiamo il congedo parentale e il bonus babysitter per le famiglie che hanno gli studenti a casa a causa delle scuole sospese, delle lezioni sospese, misure che peraltro sono state annunciate, sono scritte nelle bozze ma che attendiamo la loro approvazione. La sospensione, il rinvio delle tasse, i contributi, i rimborsi dei mutui e leasing, il ristoro eh, per la perdita di fatturato. Questo è un punto a cui teniamo molto. Pensiamo alla zona rossa, pensiamo alle misure restrittive. Per prima, la Lombardia che ha attuato, pensiamo a tutte quelle imprese che hanno necessità di avere questo ristoro anche per non portare i libri in tribunale. E a, a, unito a questo anche la liquidità alle imprese attraverso il fondo centrale di garanzia. Abbiamo chiesto di accelerare il più possibile i pagamenti eh, alle imprese di andare in deroga e ricordiamo che abbiamo chiesto che eh, per attivare l'indennizzo anche alle attività economiche abbiamo chiesto il modello commissario Ponte Morandi affinché riusciamo ad essere eh, maggiormente efficaci. Noi speriamo che questo decreto venga pubblicato in Gazzetta il primo possibile, così può essere efficace e così possiamo cominciare ad attuare queste misure che Tutte le realtà economiche che stanno soffrendo stanno aspettando. Eh, veniamo a una, alle scuole adesso, a una iniziativa eh, positiva. Abbiamo attivato su un nostro sito eh, raggiungibile via internet www.openinnovation.regione.lombardia.it eh, una piattaforma utile alle scuole. Cosa significa? Innanzitutto in questa community professori e studenti potranno inserire documenti e condividerli insieme. Non solo, all'interno di questa piattaforma c'è anche la possibilità di inserire chi sta facendo meglio l'e-learning per dare la possibilità anche a chi è più in difficoltà. Quindi noi vorremmo arrivare a tutte le scuole eh, che possano riuscire in qualche modo a fare... Lezione. Quindi questo è uno strumento che va a vantaggio di quelle che sono più in difficoltà. Poi abbiamo lanciato una, una call pubblica, cioè una manifestazione di interessi per chiedere a tutte le aziende che hanno piattaforme di mettere a disposizione gratis di università, eh, istituti superiori, scuole di qualsiasi grado, piattaforme per riuscire ad attivare eh, l'e-learning e quindi la lezione a distanza. Eh, oggi è stato un giorno in cui una notizia positiva possiamo darle, oggi è stato il giorno delle donazioni e noi cominciamo adesso a ringraziare le prime donazioni che sono arrivate e anche quelle più cospicue, quelle le due da 10 milioni di euro che ci sono arrivate, anzi tre, che ci sono arrivate da, da Silvio Berlusconi, da Giuseppe Caprotti e da Moncler. Vogliamo ringraziare particolarmente, cominciamo a dirlo subito... La, la, la coppia Allianz e Sapio che stanno aiutando per la realizzazione del nuovo ospedale. In fiera, ringraziamo eh, Grana Padano, ringraziamo Fondazione Invernizi, Fondazione Veronesi. Cominciamo a ringraziare loro. Ringrazieremo tutti quelli che continuano a donare per l'emergenza coronavirus, per la nostra sanità e anche per il nuovo ospedale. In fiera ma ringraziamo anche il popolo dei Lombardi che anche con un euro con 5 euro sta donando su questo conto corrente. Chi fa più fatica sicuramente, ma questo dimostra che lo sforzo di tutta la popolazione è uno sforzo che sicuramente è apprezzato e che serve. Eh, poi realizzeremo anche un, un tabellone con l'elenco di tutte le donazioni ringraziandoli eh, ad uno ad uno. Rinnoviamo l'appello di stare in casa. E a proposito di questo, eh, noi abbiamo attivato una tecnologia in collaborazione con le compagnie telefoniche di rete mobile e eh, vedete un grafico che rappresenta il fatto 100, la movimentazione della popolazione il 20 di febbraio, quindi quando non avevamo l'emergenza, vedete l'andamento del movimento della popolazione, cioè lo spostamento. Siamo purtroppo solo sopra al 40 per cento peraltro da ieri ad oggi siamo anche eh, scusate dall'altro ieri a ieri siamo anche aumentati ehm, è necessario stare a casa il più possibile eh, il 40 per cento non è un dato ancora sufficiente per dirci che riusciamo a contenere nel miglior modo possibile il virus bisogna stare in casa questi movimenti sono movimenti peraltro di persone che hanno cambiato cella telefonica, cioè che si sono spostati per più di 500 metri, per più di 300 metri, per più di un chilometro. Quindi c'è sicuramente chi lavora e ringraziamo tutti quelli che stanno lavorando, non solo la parte sanitaria che la farà il mio collega Giulio Gallera, ma anche chi sta svolgendo i servizi anche i più umili, quelli delle pulizie, e i servizi essenziali, gli alimentari, insomma tutti quelli. Che stanno lavorando e che sono in qualche modo sono obbligati, ma anche alla volontà di lavorare durante eh, questa emergenza per garantire ai cittadini che sono a casa di poter continuare a vivere e vivere bene. Ma chi si muove ancora per motivi superflui, noi continuiamo a chiedere: state in casa. Il dato non è ancora sufficientemente basso. Poi, nei prossimi giorni aggiorneremo su questo movimento della popolazione che abbiamo, ripeto creato a livello tecnologico insieme alle compagnie telefoniche che ringrazio per la loro disponibilità. Bene, molto interessante, efficace, insomma è anche un po' preoccupante il quadro che faceva vedere adesso Fabrizio, eh, è molto interessante perché evidenzia al di là degli inviti, degli appelli delle strade eh, che appaiono vuoti, che poi invece molti sono i nostri concittadini che si muovono. È vero che qualcuno lo fa per lavoro, è vero che però. Voglio dire, questa battaglia veramente la vinciamo o ognuno di noi la vince se adotta comportamenti virtuosi. Bisogna rimanere a casa. Noi come sistema sanitario stiamo ehm, realizzando, oggi abbiamo avuto un momento di approfondimento con tutte le nostre ATS, ehm, un eh, percorso e un modello di sorveglianza sia di tutti coloro che sono stati i contatti diretti di un paziente positivo. Molti di voi che sono, sono più di 10.000 ehm, i contatti diretti di un paziente positivo siete già stati invitati fortemente a rimanere in casa e in isolamento. Lo ricordo, vuol dire che bisogna stare in una stanza separati rispetto a quella eh, della, della, de, di chi convive con voi, usare un bagno diverso dagli altri o sanificarlo molto bene ogni volta che lo si utilizza. Questo è importantissimo perché se noi siamo in casa, abbiamo avuto un contatto con un positivo e magari diventiamo positivi anche noi, nel senso che iniziamo a avere un, un po' di febbre. Quindi sviluppiamo la, la malattia e siamo in casa con una moglie, i genitori, degli amici e quindi il rischio, evidentemente, se non usiamo accorgimenti, è assolutamente poi di infettare queste persone che magari escono perché non sono chiamate ad un isolamento e non riusciamo mai a contenere o a soffocare questo virus. Ma le categorie che noi stiamo, eh, che da qui a breve metteremo sotto questo tipo di controllo non, non sono più solo i contatti diretti ma sono tutti coloro che hanno qualche sintomo influenzale, quindi basta avere un raffreddore o della tosse che bisogna assolutamente stare in casa, perché abbiamo visto che fortunatamente molte persone sviluppano il coronavirus anche soltanto con una forma molto lieve, che è lieve per loro e ne siamo molto contenti, ma è, ma è lo stesso contagiosa rispetto agli altri. Quindi chiameremo eh, e coinvolgeremo sempre di più i medici di medicina generale in una sorveglianza attiva, da, addirittura attraverso la telemedicina, attraverso i saturimetri, attraverso le telefonate di tutti coloro che hanno forme influenzali, anche molto lievi, di tutte le persone fragili. Abbiamo bisogno che ognuna di queste due categorie stia veramente isolata e a casa, perché sono quelle che potenzialmente possono, anche se non hanno fatto il tampone, anche se non sono ancora risultati positivi, essere quelle che rischiano di più sia per la loro salute sia per infettare gli altri. E questa battaglia lo ricordo, continuiamo, la vinciamo se evitiamo di contagiare o di essere contagiati. Ed è ancora una battaglia lunga, nel senso che i dati sono dati anche oggi di una crescita. Costante. Alcuni dati sono in diminuzione rispetto a ieri, qualcuno è un po' in aumento, eh, ma eh, appunto sono comunque da, dati di crescita. Il numero dei positivi è 16.620 più 1.971 rispetto a ieri, quindi un, la, la crescita dei positivi è leggermente più alta di quella di ieri. Il numero eh, dei, dei, del, delle persone eh, ospedalizzate è, 700, eh, è 6.953, quindi più 782 rispetto a ieri, che è, è una crescita inferiore rispetto a quella di ieri, quindi questo è un dato che potrebbe eh, essere positivo, anche se come non possiamo ag aggrapparci, ve lo ripeto, tutti i giorni a un, un dato che aumenta, un dato che diminuisce giorno per giorno. Le persone in terapia intensiva sono 879 più 56 rispetto a ieri, il numero dei decessi 1640 che è di 220 rispetto a ieri, inferiore alla crescita di ieri ma evidentemente un numero eh, sempre particolarmente alto. Il numero di terapie intensive destinate al Covid 1038, anche qui ieri siamo arrivati in un momento in cui eh, il numero de 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 delle terapie disponibili era veramente risicato, oggi fortunatamente la straordinaria forza del nostro sistema ha portato ad aprire nuove terapie, ah, fortunatamente sono arrivate eh, macchinari di intensiva e di subintensiva nella notte, sono arrivati dalla protezione civile 14 respiratori che sono già stati distribuiti nei nostri ospedali, sono arrivati 30 ehm, respiratori da subintensiva ehm, dalla Cina. Che un cargo della Croce Rossa ha portato nella notte. Sono arrivati stamattina alle 9 a RO, al nostro al, dire, al magazzino approntato da Reu e dal Sistema Sanitario. Io sono andato ad accoglierle, ho ringraziato anche il, il presidente regionale della Croce Rossa e per, con lui ho ringraziato tutti i volontari che sono sulle nostre autambulanze, tutte le, 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 le croci. yeah Dalla Croce Rossa all'Anfas, sale tante croci che svolgono un lavoro straordinario tutte le notti, ad andare a recuperare persone al proprio domicilio, molte di queste co Covid positivo e quindi fanno un lavoro anche faticoso, perché molte volte arrivano negli ospedali prima di riuscire eh, a, a sbarellare, come si dice, cioè a togliere dall'autombolanza da dall il paziente e di metterlo su una, eh, in ospedale. Ci vogliono a volte anche alcune ore perché gli ospedali sono molto intasati e quindi oggi più di ieri fanno un lavoro straordinario e li vogliamo assolutamente ringraziare. Quindi notizie però positive, sono arrivati eh, i respiratori nella notte, sono arrivate le macchine per la subintensiva. Il dato eh, delle province è un dato ehm, che vede la provincia di Bergamo con 3.993 oggi con una crescita che però è una crescita che risulta essere sempre inferiore, 233. Brescia ha una, eh, è arrivata a 3.300 con una crescita di 382 casi, quindi molto più alta. Milano è a... 2326 con una crescita di 343, quindi a Milano c'è una crescita che, inizia, che è costante, è chiaro che quando parliamo di Milano e provincia parliamo di 3 milioni di abitanti, quindi è una crescita lieve però purtroppo costante nel tempo, quindi la, la necessità di un atteggiamento molto virtuoso dai milanesi è fondamentale per uscire in un luogo estremamente popoloso come la città di Milano, come l'area metropolitana e evitare che il contagio possa invece svilupparsi in maniera molto più forte. La eh, provincia di Lodi, mh, 1418 con 50 casi in più, quindi anche qui pochissimi, Cremona, 2073 con 192 eh, casi in più. Negli altri fortunatamente eh, sono... Eh, questo mi è arrivato, cos'è questo. Ho sbagliato. 16.620 sono. Ho sbagliato da... 16.200 ah ecco era sbagliato il dato scusatemi era stato scritto male sono 16.220 quindi, quindi la crescita invece è una crescita quindi più bassa siamo a 1.200 quindi è assolutamente in linea con le altre quindi vuol dire che tutti i dati sono dei dati in diminuzione rispetto a ieri quindi bene, prendiamolo sempre col beneficio di quello che è ma è un dato positivo continua il nostro grande sforzo oggi 48 sono stati pazienti che dal Papa Giovanni da, da, dai civili di Brescia, da Lodi, eh, dagli ospedali di Melzo, dall'ospedale di Crema, sono stati portati tendenzialmente tutti in strutture ospedaliere del privato accreditato. Ancora una volta a dimostrare che c'è un grande sistema pubblico e privato accreditato che lavora insieme, che lavora per, con uno stesso obiettivo e ognuno mette a disposizione tutte le risorse umane e gli spazi che ha. Anche questo è un bellissimo segnale. Altri. Elementi che ci teniamo a sottolineare. Abbiamo parlato dei materiali che sono arrivati, sono anche arrivate circa 2000 tutte protettive, sappiamo quanto ci mancano le tutte protettive, qui grazie a una donazione di artisti cinesi. Questa è una notizia molto bella. Sono arrivate attraverso eh, con un coinvolgimento delle nostre ambasciate, dei consolati tedeschi attraverso la Germania, di Air Dolomiti e delle, delle generali. Quindi ringraziamo eh, anche questa forma di solidarietà. Ma non è l'unica cosa che è arrivata dalla Cina perché sono già arrivati oggi. Eh, anzi, arriveranno domani e verranno accolti dal nostro vicepresidente. Eh, ben eh, una delegazione, una prima delegazione di medici che arriva dalla provincia di Zhejiang alle 16.40. Mi raccomando, la puntualità di <ride> andare a prenderli, alle 16.40 all'aeroporto di Malpensa verranno appunto accolti dal nostro vicepresidente sette medici. Eh, tra proprio di quelli che si occupano di terapia intensiva e eh, di epidemiologia, e tre eh, tra tecnici e infermieri che sono i primi di un gruppo molto più ampio, circa 300 persone, che arriveranno dalla Cina per darci manforte, per darci una mano all'interno dei nostri ospedali. Questa è la solidarietà eh, straordinaria del mondo oggi nei nostri confronti. Sono già arrivati anche i, i primi medici americani che domani eh, monteranno un ospedale da campo nell'ospedale di Cremona nelle, diciamo dentro l'ospedale di Cremona nell'area aperta ospedale di Cremona che addirittura ha sei posti di terapia intensiva disponibile per 60 pazienti quindi anche qua ringraziamo molto le chiese evangeliche ehm, americane per questo grande gesto di generosità il mondo si sta stringendo a noi ne siamo molto contenti e noi continuiamo la nostra battaglia una battaglia che vede eh, o oh, domani mattina aprire 16 posti letto di terapia intensiva all'ospedale San Carlo, oggi sono andato a visitarli. 16 sono stati aperti e stiamo lavorando per aprire tra una settimana altri 16. E ho visto che il, mi hanno fatto vedere il reparto al settimo piano che ieri ospitava i pazienti che sono stati spostati e in tutta la notte che lavorano per buttare giù pareti, gli operai che a cui è stato dato un luogo dove c'era l'ex convitto per dormire lì, quindi per non avere neanche il problema dello spostamento. Lavorano giorno e notte perché tra 7 giorni devono essere pronti altri, 7, altri 16 posti di terapia intensiva. Questa è la grandezza della nostra regione. Eh, chiudiamo perché abbiamo notato ogni tanto anche alcune polemiche arrivano sui giornali rispetto all'utilizzo o meno di alcuni presidi ospedalieri. In, questi, in queste ore è impazzata eh, diciamo, eh, su, su internet, sui social un messaggio di un sindacato rispetto all'ospedale di Legnano. L'ho già detto, lo ribadisco con forza. Noi stiamo lavorando con scrupolo e attenzione, perseguendo ogni strada possibile. Abbiamo scandagliato tutti i presidi ospedalieri, quelli attivi, recuperando appunto come a San Carlo il decimo piano che era vuoto, ehm, una parte del settimo piano è stata liberata per ottimizzare ehm, e aprire altri posti di terapia intensiva o abbiamo guardato gli ospedali che sono in disuso, l'ospedale di Bergamo che però ormai ha, eh, non ha più, nessuna, eh, non ha più la, la parte elettrica, non ha più ehm, le condutture per i gas e elettromedicali, non ha più niente. Perché ci sono i lavori che ne faranno la sede, la scuola della Guardia di Finanza. Qui non è più utilizzabile come ospedale, il vecchio San Gerardo, ma anche questo ormai non è più nelle condizioni. E così come l'ospedale di Legnano. L'ospedale di Legnano: qualcuno ha iniziato a dire, ma perché non utilizzate l'ospedale di Legnano invece di realizzare il nuovo ospedale in fiera? Non lo utilizziamo perché l'ospedale di Legnano noi avevamo fatto. Una, 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 una perizia, una valutazione nei, nei giorni scorsi, nelle settimane scorse rispetto alla fattibilità di utilizzare parte di questo ospedale. E ahimè, abbiamo verificato che l'ospedale è chiuso a dieci anni, tutti, eh, tutti i macchinari sono stati trasferiti nel nuovo ospedale, quelli che potevano essere riutilizzati. Sono stati tolti tutti i cavi elettrici e il resto è stato oggetto di vandalismo. Tutti i tubi per i gas elettromedicali che erano fatti in rame sono stati di fatto rubati. In tutti questi anni, quindi è un presidio ormai. Eh, fortemente deteriorati dai vandali e abbiamo proprio eh, la, la, diciamo, i, te, la, 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 i tecnici dell'ospedale de, de di Legnano hanno evidenziato che per rimetterlo a posto abbiamo bisogno di 6-12 mesi oltre ad un costo particolarmente ingente. Quindi noi cerchiamo di utilizzare al meglio le risorse e gli spazi che abbiamo e sappiate che non abbiamo lasciato nulla di intentato e non abbiamo, non a caso, l'ospedale di Sondolo è, è un ospedale che è tornato a essere un punto di riferimento. Abbiamo occupato ben tre piani. Abbiamo una terapia intensiva che è diventata di otto posti. Stiamo utilizzando l'ospedale di Quasso al Mondo. I nostri pot li stiamo um, ridando, utilizzando al meglio. Anche il pot di bollate è diventato un luogo con una medicina con 24 posti letto. Quindi eh, siate sicuri e sereni rispetto alla capacità di Regione Lombardia e del sistema uh, sanitario di fare di tutto, come vi abbiamo dimostrato in questi giorni. Eh, è importante e chiudo. Come ha fatto Fabrizio prima, bisogna rimanere a casa. Ormai eh, vi controlliamo anche rispetto alle celle telefoniche, quindi non potete neanche far finta. E non lasciate a casa il telefonino per, per non, non, vi, non vi tracciamo. Quindi non uscite di casa, è assolutamente importante perché questa battaglia la vinciamo noi.